Notte di violenza in un'abitazione dell'isola, picchia il padre, la madre e le due sorelle, carabinieri arrestano 33enne. Barano, Agnese Cianciarelli, nuova responsabile dell'ufficio tecnico, l'architetto è stata preferita all'ingegnere Michele Baldino. Inizio positivo per la nuova stagione turistica, Pierpaolo Ciannelli di Hotel Revision, buona affluenza per Pasqua e ci sono già diverse richieste per l'estate. Arrivano i primi turisti sull'isola di Ischia, Giovan Giuseppe Pesce, tassista, siamo felici di poter ricominciare a lavorare, i turisti ci sono. Pasqua e ponti di primavera a Forio, il direttore artistico Gaetano Maschio, un ricco programma che segna il rinizio. Verso la Passione di Cristo 2022, Forio ritorna a Gerusalemme grazie all'Actus Tragicus. Francesco Calise, abbiamo raccolto la sfida lanciataci dal comune di Forio. La storia e la tradizione della Corsa dell'Angelo che si ripete da 400 anni. Dopo 2 anni di stop a causa della pandemia, Forio si prepara a rivivere l'emozione dell'incontro tra Gesù e la Madonna. Il calcio sabato al Mazzella, l'Ischia si gioca tutto nel match con il Napoli United. Mister Iervolino, ci giochiamo tutto, ma i numeri dicono che siamo andati ben oltre le aspettative. Che seguiremo anche in diretta su Nuvola TV, a cominciare da Procida per poi andare a Forio. Parleremo anche di altri programmi e ci sarà poi una parte finale dedicata allo sport con l'Ischia impegnata sabato pomeriggio in una gara davvero molto importante con il Napoli United. Come detto in apertura la cronaca, partiamo da quella che è stata una notizia diffusa dai carabinieri di Ischia. Già 4 anni fa era stato allontanato dai genitori. Lui, un 33enne incensurato di Forio, aveva sconvolto la vita di una famiglia per bene con atteggiamenti violenti e vessatori. Questa notte i carabinieri della stazione di Forio lo hanno arrestato per violazione di domicilio, lesioni plurime gravi e minaccia continuata. Da 2 giorni fa l'uomo aveva tentato di entrare in casa scavalcando il cancello per poi fuggire. Stanotte invece è riuscito nel suo intento e si è introdotto nell'abitazione. Il 33enne armato di mazza in alluminio ha colpito violentemente suo padre, sua madre e le sue 2 sorelle. Attimi di terrore in casa con l'uomo che pretendeva di restare, non c'era possibilità di dialogo. Il papà è riuscito faticosamente a cacciarlo, ma questo non ha fermato la furia del figlio. Il 33enne infatti con un mattone ha colpito più volte la porta d'ingresso per poi tentare di entrare dalla finestra, ha infranto i vetri che hanno ferito al volto suo padre. Tra il sangue che grondava e le urla dei parenti si sono sentite le provvidenziali sirene dei carabinieri. L'uomo ha provato a scappare, ma per i militari è stato semplice rintracciarlo. Il figlio violento era infatti al pronto soccorso. Anche lui nel tentativo violento di entrare in casa si era ferito alle mani. I carabinieri hanno atteso che il personale medico prestasse le cure necessarie al 33enne e poi lo hanno arrestato. Nell'auto dell'aggressore è rinvenuta e sequestrata l'arma in alluminio utilizzata. I genitori dell'arrestato e le sue 2 sorelle se la sono cavata con lesioni giudicate guaribili fino a 10 giorni.
Sarà l'architetto Agnese Cianciarelli la nuova responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Barano, e quello che si evince dai verbali delle fasi conclusive della procedura di selezione svoltasi ieri, dapprima con la prova d'esame orale mattutina dinanzi alla commissione e poi col colloquio con il sindaco nel pomeriggio. E dopo i colloqui sulle materie d'esame, la commissione aveva assegnato 3 punti all'ingegner Michele Maria Baldino, l'unico altro candidato, e 4,5 punti per l'architetto Cianciarelli. Tuttavia, nonostante il punteggio superiore in materia di valutazione dei titoli a favore dell'ingegnere, il sindaco Dionigi Gaudioso ha spiegato che, nonostante si evinca per entrambi un'adeguata e comprovata competenza, oltre ad un'attitudine a ruoli direttivi, egli sia rimasto colpito dalla motivazione espressa con maggiore pervicacia dall'architetto Agnese Cianciarelli, attualmente dipendente come istruttore di categoria C presso la città metropolitana di Napoli, che ambisce a ricoprire nuovamente il ruolo direttivo già assunto in passato presso il comune di Casamicciola. In particolare, il primo cittadino ritiene che l'architetto Cianciarelli abbia dimostrato una visione di interpretazione del ruolo da ricoprire conforme alle attese dell'amministrazione, in specie attitudine all'assunzione di compiti di elevata responsabilità organizzativa ed autonoma, capacità gestionale ed un particolare orientamento all'innovazione organizzativa, allo gestionale ed un particolare snellimento delle procedure e alle relazioni con l'utenza interna ed esterna. Il trattamento economico sarà previsto dalla categoria D1, che potrà essere in ogni caso integrato da un'identità ad personam commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. L'attualità in apertura: la Pasqua sta dando numeri eccellenti, l'offerta non è ancora completa, ma chi ha aperto e si è organizzato per tempo avrà risultati importanti. Sono queste le parole confortanti di Pierpaolo Ciannelli dell'azienda di consulenza Hotel Revision. Da una prima analisi previsionale sui flussi estivi, Ciannelli si dice abbastanza fiducioso, poiché ci sono già prenotazioni per l'estate, dunque si sta pian piano superando la forte indecisione che ha caratterizzato il turismo negli ultimi 2 anni. Sentiamo Ciannelli. Pierpaolo Ciannelli, partiamo innanzitutto dalla Pasqua, e si inizia a lavorare 2 mesi prima rispetto a quelli che sono stati, insomma, gli inizi degli ultimi 2 anni. Credo che già questa sia una notizia importante. Assolutamente, assolutamente. Per la prima volta forse dal 2019, l'ultima estate che abbiamo fatto per intero, abbiamo a disposizione l'intera stagione estiva partendo da Pasqua. Senza dubbio i risultati subito si vedono, la Pasqua ha dato ad oggi e sta dando numeri eccellenti. C'è da dire che molte strutture ancora non hanno aperto, quindi diciamo l'offerta non è ancora completa al 100%, ma di sicuro chi ha scelto di aprire e si è preparato per tempo riceverà ottimi risultati. Ovviamente parliamo di un turismo ancora a forte trazione domestica, il che ovviamente comporta la ricezione di prenotazioni soprattutto con una finestra molto bassa, quindi 7 giorni, 5 giorni, molto legate alle condizioni meteo, però per fortuna insomma il meteo ci assiste, e su questo insomma facciamo leva per fare sicuramente un'ottima Pasqua. Parliamo invece di quella che è un po' la previsione, Pierpaolo, dell'andamento della stagione turistica, tenendo presente che si inizia sì 2 mesi prima, tenendo conto che se la pandemia è alle spalle è anche vero che la guerra comunque incide direttamente ma anche indirettamente sui flussi turistici. Sì, allora devo essere sincero. In questo momento, per quel che concerne il tipo di mercato che negli ultimi anni Ischia ha raggiunto, e soprattutto per quello che riguarda il raggio delle strutture con cui collaboriamo e quelle che gestisco direttamente, per quel che concerne quel target di mercato, ad oggi la guerra non ha influito particolarmente. Sulla tariffa media al momento ha più influito l'aumento dei costi legato all'elettricità, al gas e probabilmente
per chi si occupa anche della cucina e quindi offre un trattamento di mezza pensione o pensione completa, i costi saranno lievitati ancora di più. Quindi ad oggi posso dire che sicuramente quello ha influito di più. Quello che però notiamo dalle prenotazioni è che c'è già un ottimo flusso di richieste su giugno, su luglio, anche per agosto, e questo è un segnale positivo, perché negli ultimi 2 anni noi eravamo andati incontro ad un'incertezza che aveva portato a prenotare soprattutto sotto data, quindi con l'impossibilità, se vogliamo, di programmare per tempo anche investimenti per la propria struttura. Ad oggi quello che stiamo vedendo è un ritorno della prenotazione anticipata, probabilmente, anzi direi sicuramente, dettato dalla forte voglia di uscire e di cambiare aria dopo anni difficili. E al tempo stesso si nota anche un ritorno degli stranieri, soprattutto legati dal centro e dal nord Europa. È vero che con la guerra abbiamo perso parte del comparto russo, totale direi, del comparto russo e del comparto ucraino. È anche vero che però al tempo stesso, per quel che riguarda Ischia come destinazione, quest'anno si nota un importante ritorno del mercato inglese, mercato che avevamo un po' perso anche a prescindere dal Covid causa Brexit, quindi c'è un forte ritorno in tal senso. A dire il vero, poi, oltre al mercato russo, c'è da notare che soprattutto per le strutture con un regime di spesa medio-basso, parlo anche del Villa Panoramica che gestisco direttamente, noi avevamo notato che da settembre 2019 in poi, soprattutto la seconda parte della stagione, il flusso grande proveniva dall'Ucraina. L'Ucraina era un flusso che stava veramente salendo in maniera importante, e parliamo ovviamente non di una clientela da 5 stelle, ma da 3 stelle, B&B, affittacamere, e questo è un flusso che al momento abbiamo perso sicuramente. Riaprono le strutture ricettive, riparte il turismo, riparte anche tutto l'indotto, anche la categoria dei tassisti comincia a vedere finalmente ripartire la propria attività lavorativa. Abbiamo intervistato Giovan Giuseppe Pesce, con il quale abbiamo fatto il punto della situazione sulla Pasqua e sulla prossima stagione estiva. Giovan Giuseppe Pesce, al via la nuova stagione turistica con 2 mesi d'anticipo rispetto agli ultimi 2 anni, questa è già una bella notizia. Quali sono le sensazioni e se i turisti stanno sbarcando sull'isola? A quanto pare i turisti stanno sbarcando, in minoranza, però stanno sbarcando. Le sensazioni sono buone, sperando che gli auspici sono sempre buoni. Ecco, è entrata in vigore la nuova organizzazione del porto, come stanno andando questi giorni, che afflusso c'è, soprattutto se parliamo di un turismo di prossimità prevalentemente? Allora, diciamo, come afflusso di macchine non ce ne sono tante, perché si sa che fra 2 giorni è Pasqua e si deve vedere sempre dopo Pasqua, con l'avvento dei turisti che vengono qua sull'isola, quante auto verranno, e ovviamente ci saranno sempre incolonnamenti messi dal comando vigile, dal comandante, dal Giametta, dal coordinatore Giametta, che coordina qua sopra i vigili insieme alla comandante. Dal punto di vista dei turisti, vi hanno detto qualcosa? Che cosa vi aspettate anche dalla prossima stagione? No, io penso che sia tutto positivo. Essendo Procida adesso capitale della cultura, non grande come Ischia, penso di riflesso il turista dovrebbe venire anche a Ischia, anche per nottare, perché poi, da quando ne so, alloggi lì a Procida ne sono pochi rispetto a Ischia, che lì sono maggiore e quindi ci sono più posti letti rispetto a Procida. Come sta andando invece sulle strade? Ci sono molti lavori in corso, quindi anche per voi tassisti, insomma, i transfer diventano anche complessi e lunghi. Forse questa è un po' una nota dolente delle amministrazioni. No, ma non voglio dire che è una nota dolente, anzi bisogna sempre ringraziare l'amministrazione che fa lavori, i fondi che hanno li spendono, stanno facendo quella rotatoria là, via Michele Mazzella, zona Pilastri, che è una cosa buona, non bisogna dare torto a loro, perché stanno facendo i lavori che servono per noi isolani. Per chiudere, gli alberghi, la maggior parte sono in apertura, quali notizie avete? Diciamo, no, stanno quasi tutti riaprendo, la Dimini Hotel è aperto, stanno tutti quanti aperti, bisogna capire gli altri comuni, però da quando ne so hanno aperto quasi tutti.
E allora apriamo l'ampia pagina dedicata alla Pasqua, a quelli che sono gli eventi che si terranno soprattutto nel comune di Forio. Prima di entrare però nel dettaglio degli eventi, stiamo vedendo in diretta le immagini aeree che ci fornisce Maurizio Bernocchi sulla strada riaperta, come era stato chiesto soprattutto dagli operatori della zona. Stiamo parlando di via Genovino e quindi del lungomare di Forio, che ha nuovamente riaperto al traffico veicolare e sarà soprattutto zona pedonale nei momenti più importanti degli eventi che si terranno tra Pasqua e i ponti di primavera. I lavori cominciati già 2 anni fa con un primo lotto nello scorso autunno-inverno, poi l'inizio del secondo lotto dei lavori per quella che è la zona che ha riguardato soprattutto i locali. Come state vedendo, la stiamo inquadrando proprio in questo istante. Un restyling importante che si percepisce già da queste immagini, nonostante le ore buie, un restyling che ha cambiato il volto della zona. Era stato chiesto di ultimare i lavori entro Pasqua. Effettivamente l'amministrazione capeggiata dal sindaco di Forio, Francesco Del Deo, è riuscita a raggiungere questo obiettivo, che dobbiamo dire non era affatto scontato. Ovviamente si attende l'apertura dei locali, l'arrivo massiccio dei turisti, ci sarà un primo approccio a Pasqua come abbiamo ascoltato dai precedenti servizi, e si entrerà poi nel vivo in estate, ci auguriamo, ovviamente con numeri importanti non solo per la zona di Forio, per questa zona di Forio, ma per l'intera isola d'Ischia. Ringraziamo ancora Maurizio Bernocchi che ci ha fornito le immagini aeree che saranno anche protagoniste della diretta che trasmetteremo domani sera in occasione della Passione di Cristo 2022 alle ore 20. Infatti di domani Forio si trasformerà nuovamente in Gerusalemme, torna dopo lo stop dovuto alla pandemia la storica Passione e Morte di Cristo, dramma itinerante giunto alla 32esima edizione ed organizzato dall'associazione Actus Tragicus. Abbiamo raccolto la sfida che ci ha lanciato il comune di Forio, in tempi brevi siamo riusciti ad allestire la rappresentazione. Queste le parole di Francesco Calise, membro del direttivo dell'associazione, il quale ci ha anche raccontato quali saranno le novità di quest'anno. Il servizio è di Elisabetta Maschio. Ritorna dopo 2 anni di stop la Passione di Cristo a cura dell'associazione Actus Tragicus. Siamo con Francesco Calise, membro del direttivo dell'associazione. Francesco, come vi state preparando a questo ritorno? Come potete vedere siamo in pieno svolgimento, in pieno lavori e ci stiamo dando da fare. Abbiamo avuto l'ok per la realizzazione soltanto 15 giorni fa, abbiamo raccolto la sfida e ci siamo messi subito in opera per realizzare quello che è l'evento che tutti gli isolani, ma anche i turisti che vengono, aspettano su questa isola. Come potete vedere abbiamo da poco finito di smontare e montare, quindi diciamo siamo a buon punto e speriamo che per venerdì vada tutto bene, dai. E ci sono novità nell'edizione di quest'anno? Allora, la novità sostanzialmente sono nel percorso. Allora, visto diciamo il poco tempo a disposizione, abbiamo preferito fare qualche taglio a qualche scena. Erano doverosi anche perché veramente pochissimo tempo a disposizione, e quindi abbiamo tagliato alcune scene che si facevano al parcheggio dei Marinai d'Italia e abbiamo concentrato tutto sul piazzale della Lucciola, dove avverranno le scene del Sinedrio, della Condanna a Gesù, l'Ultima Cena, l'Orto degli Ulivi e il Pretorio di Ponzio Pilato con la fustigazione, dove c'è il bar La Lucciola. Poi dopo saliremo verso il Soccorso con la Via Dolorosa, dove Gesù incontrerà la
madre al quadrivia, quindi sotto la chiesa, la basilica di Santa Maria di Loreto, sotto l'orologio per intenderci, più avanti all'altezza del Barcalise, dove c'era l'emporio di Maria Chalot, ci sarà un incontro con la viandante, le piedonne alla fontana, e poi abbiamo l'incontro col Cireneo al Balfrolio. L'incontro con la Veronica a Piazzale Municipio, e poi ci sarà la scena clou al soccorso con la crocifissione, impiccagione di Giuda e il sepolcro. E come abbiamo ascoltato dalle parole di Francesco Calise, sarà l'Actus Tragicus a far entrare nel vivo il programma delle festività pasquali a Forio, un programma che però coinvolge anche le settimane successive, non a caso i ponti di primavera. Sono tantissimi gli eventi in programma all'ombra del Torrione fino al 1° maggio. Ai nostri microfoni il direttore artistico Gaetano Maschio ha illustrato l'ampio programma, non nascondendo l'emozione e l'entusiasmo per quello che rappresenta a tutti gli effetti un atteso rinizio. Ascoltiamo Gaetano Maschio. Naturalmente vediamo alle spalle proprio l'emblema della Pasqua a Forio, quindi già tutto pronto per la Corsa dell'Angelo che avrà ad esserci domenica prossima, dopo 2 anni. Ma facciamo un attimino un passo indietro, proprio di queste ore, ecco l'inizio, l'entrare nel vivo di quello che è il progetto Pasqua e Ponti di Primavera, con il Giovedì Santo, con l'allestimento degli altari della Reposizione. Ne abbiamo anche trattato in questo progetto, che è molto importante perché tutti i progetti uniscono sempre tra tradizione, rinnovamento, ma nella tradizione. Quindi la processione dell'Addolorata, che ha dato vita alla decimana santa, termine che coniai 2 anni fa e che non potemmo mettere subito in pratica, il Giovedì Santo. Domani sera invece l'Actus Tragicus, quindi la drammatizzazione della passione e morte di Gesù sul corso di Forio. Sabato mattina poi avremo un intenso momento dedicato ai più giovani con la caccia alle uova, e nello stesso tempo il benvenuto ai nuovi nati, questa giornata della gentilezza in cui verranno salutati dall'amministrazione comunale tutti i nuovi nati del 2021. Naturalmente diciamo che Pasqua e Ponti di Primavera è un progetto intensamente voluto dall'amministrazione comunale di Forio, capeggiata dal sindaco Francesco Del Deo, con il cofinanziamento della città metropolitana di Napoli. Quindi primo troncone dedicato alla Pasqua, con domenica mattina la corsa dell'angelo che torna, l'avevamo lasciata storica nel 2019. Ricordiamo che la corsa dell'angelo ha più di 400 anni, la ritroviamo con una medaglia in più, quindi facente parte del patrimonio immateriale della regione Campania, l'IPIC, così come definito dalla convenzione UNESCO. E poi proseguiremo con la sera di Pasqua, con la musica in piazza San Gaetano con la Movida Band, per raggiungere il 23, un altro grande ritorno, quello della Notte Bianca a Forio, 7 edizioni della Notte Bianca di Primavera, voluta proprio dal sindaco Francesco Del Deo con questa edizione. Notte Bianca di Primavera che fa praticamente da fase iniziale, per poi riproporsi nel mese di settembre come Notte Bianca della Vendemmia nella zona di Panza, e stiamo già lavorando anche all'edizione del 2022. Quindi nella Notte Bianca le street band come sempre, ma anche il gran concerto in piazza Municipio di Silvia Mezzanotte, quindi un grande evento cui invitiamo a partecipare tutti gli ascoltatori. Domenica 24 ci trasferiremo a Panza con Contrade in Gara, un po' particolare anche questa, perché quest'anno si sfideranno i foriani, quindi i cittadini di Forio, con una squadra contro il resto d'Italia, quindi una squadra composta da tutti i turisti, e con uno spettacolo poi folcloristico organizzato dalla Proloco Panza. E naturalmente, perché anche l'enogastronomia è importante, siamo nel periodo giusto: fave, ventresca e vino. Poi
ponti di primavera, quindi l'ultimo weekend del mese, dal 29 aprile al 1 maggio, torna in collaborazione con l'Associazione Vicoli Saraceni Forio in Fiore, storie di ginestre, malve e cannaferre. Conosceremo fior di monumenti, la professoressa Anna Capodanno ci accompagnerà sul territorio a conoscere i monumenti di Forio, fior di interpreti la sera, serata musicale dedicata ai giovani talenti del panorama artistico isolano accompagnati da artisti professionisti dell'Isola Verde. Il giorno dopo, sabato 30, salotto nel verde itinerante e la sera, ancora una serata da vivere tutti insieme, ancora un sabato foriano perché avremo musica e cabaret tra i fiori con la possente voce del tenore pop Giuseppe Gambi, il travolgente cabaret di Lino Barbieri e la presentazione di Ainette Stephens che verrà direttamente qui ad allietarci, è una presentatrice venezuelana. Ultimo pomeriggio, quello del 1 maggio, pomeriggio all'insegna dell'ecologia, dello stare vicini alla natura, quindi sul lungomare di Forio, il lungomare che in queste ore sta tornando alla fruibilità di tutti con giochi d'epoca, corse nei pony, le barchette porteranno i pescatori, porteranno i bambini in giro nel porto di Forio. Tutto questo per segnare il riinizio. Ci sarà domani la Passione di Cristo in diretta su Nuvola TV, l'altro evento molto atteso a Forio in occasione della Pasqua è quello della Corsa dell'Angelo, una storia e una tradizione che va avanti da 400 anni e dopo 2 anni di stop a causa della pandemia finalmente Forio si prepara a rivivere l'emozione dell'incontro tra Gesù e la Madonna. Il servizio. Comandante Francesco Irace, l'emozione di poter ritornare ai preparativi per la Corsa dell'Angelo, per tutto quello che sarà il momento della Pasqua. Siamo pronti? Quest'anno l'emozione è doppia. Il Tempio di Visita Povera è stato chiuso per lavori di restauro fin da novembre e ha riaperto praticamente per la Pasqua. Quindi quest'anno è una doppia emozione. Riaprire la Chiesa al culto dei fedeli, iniziare nuovamente dopo 2 anni di stop con la Corsa dell'Angelo. Questa notizia ha emozionato, veramente emozionato, tutto il popolo di Forio che stanno chiedendo ma quest'anno si fa la corsa, ma quest'anno la facciamo la corsa? Sì, quest'anno la facciamo, con tutte le precauzioni, con tutto quello che può essere l'attenzione che ci vuole in questa situazione particolare. Però le statue escono le statue per dire a Forio stiamo risorgendo, stiamo ritornando con un tempio rinnovato, con la Corsa dell'Angelo rifatta, sono 400 anni che questa corsa si fa e soltanto la pandemia per 2 anni l'ha potuta interrompere. Quindi ora la ripigliamo con più forza, con più vigore, con più entusiasmo di prima. Dobbiamo realmente riportare un'altra volta sulle strade di Forio che Cristo è risorto. Io intendo ringraziare tutti i collaboratori che hanno partecipato con noi dell'Arciconfraternita per preparare tutto quanto necessario per la corsa. Ci auguriamo che domenica sul corso di Forio sarà veramente uno spettacolo che tutti quanti ammireranno, tutti quanti capiranno e sentiranno. Alle 10:30 ci sarà la messa in piazza municipio, alla fine della quale partiranno le statue e si darà inizio alla Corsa dell'Angelo. È un evento storico che da 400 anni si ripete, è un evento storico che praticamente riprende una, diciamo, notizia, forse leggenda. Cristo morto, quando risorge, manda un angelo a cercare la Madonna per dirgli che è risorto. L'angelo va, trova la Madonna e per ben 3 volte la Madonna non ci ha creduto. Solo alla 3ª volta si dice, va bene, allora dimmi, dice all'angelo, dimmi dove sta mio figlio risorto, e l'angelo glielo dice, e la Madonna va verso il luogo indicato e trova il figlio risorto. Questa tradizione, questa leggenda, questa forse realtà, la ripetiamo nella Corsa dell'Angelo. Per ben 3 volte l'angelo correrà dalla posizione, dalla postazione del Cristo risorto fino alla postazione della Madonna per dire Cristo è risorto. Dopo, soltanto alla 3ª corsa, quando l'angelo, tornando verso la postazione del Cristo risorto, ma non camminando normalmente, ma a marcia indietro, quindi come dire alla Madonna, seguimi, vieni con me, ti porto io.
la Madonna segue, è giunta a una certa distanza dal figlio, vede la statua chiaramente del figlio risorto, vola via il velo del lutto che la Madonna portava e corre intorno, incontro al figlio per abbracciarlo. Si forma la processione e va per tutto il paese, per tutti i tempi, i templi del centro storico di Foligno per annunciare a tutti Cristo è risorto. Pasqua non solo a Forio, anche a Casamicciola, una Pasqua dedicata al culto e alla tradizione con una serie di appuntamenti coinvolgenti e suggestivi che si svolgeranno senza restrizioni dopo lo stop imposto dalla pandemia. A Casamicciola la Pasqua vedrà il ritorno della sacra rappresentazione della resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo. L'evento si svolgerà in Piazza Marina domenica dalle ore 12. Ad accompagnare i figuranti e le rappresentazioni anche la banda musicale Città di Ischia, uno spettacolo davvero unico nel suo genere che si rinnova praticamente da un secolo e mantiene inalterato il suo fascino, richiamando l'interesse e l'attenzione non soltanto della comunità locale ma anche dei tanti turisti che affollano nel periodo pasquale la cittadina termale e l'isola. Ma la Pasqua 2022 segna anche il ritorno dell'antica tradizione casamicciolese della Madonna di Notte. Venerdì Santo 15 aprile alle 3:30 si parte dalla congrega Santa Maria della Pietà con una processione e con l'immagine dell'addolorata per le strade del paese. Lunedì in Albis, 18 aprile, invece appuntamento con la processione della perdonanza, partenza alle 9, percorso dal piazzale della Basilica di Santa Maria Maddalena fino alla Basilica di Santa Restituta, passando per via Edomade. All'arrivo sarà celebrata una Santa Messa. Presso la Basilica di Santa Maria Maddalena ancora è possibile visitare tutti i giorni la mostra fotografica di Amedeo Piro sulle sacre rappresentazioni della resurrezione di Cristo a Casamicciola. L'evento promosso dalla Pro Casamicciola Terme rappresenta un tuffo nel passato e nelle tradizioni assolutamente da non perdere. Prima di chiudere sulla Pasqua, sarà una Pasqua che vedrà protagonista anche la nostra emittente. Ritornano infatti dopo due anni di stop forzato i grandi eventi della Pasqua di Ischia e Procida e ritornano quindi anche le dirette di Nuvola TV. Quest'anno con la nostra emittente trasmetteremo i seguenti eventi. Innanzitutto domani venerdì 15 aprile dalle ore 5:45 saremo in diretta con la processione del Cristo morto e dei misteri in diretta da Procida. Ancora venerdì 15 aprile alle ore 20 la Passione di Cristo, tradizionale rappresentazione del Venerdì Santo. Domenica 17 aprile alle 10:30 la Santa Messa solenne celebrata da Don Emanuele Monte e commentata dal professor Aniello Pensa in diretta da Piazza Municipio a Forio. Sempre domenica alle 11:30 la storica Corsa dell'Angelo, patrimonio immateriale della Regione Campania così come definito dalla Convenzione UNESCO, in diretta dal Corso di Forio. Tanti eventi da non perdere per chi non potrà esserci in presenza, potrà appunto seguire tutto ciò su Nuvola TV, canale 859 del digitale terrestre, ma anche in streaming e sulla nostra pagina Facebook. Concludiamo con un ultimo servizio dedicato allo sport. Sabato ritorna in campo l'Eccellenza e al Mazzella l'Ischia si gioca una partita davvero importante contro il Napoli United, in palio il terzo posto e la speranza di poter ancora credere al secondo, per quanto questo sia un obiettivo più difficile. Ha parlato in conferenza stampa pre-gara il tecnico Angelo Iervolino, ecco le sue parole. Beh, siamo arrivati poi alla fine agli sgoccioli, no? Quindi era anche il momento di giocarci quello che ci spetta, perché stiamo facendo un percorso importante dal 2 agosto e credo che i ragazzi l'abbiano dimostrato ampiamente, però poi purtroppo nel calcio, purtroppo per fortuna, perché anche il bello di questo sport che ci fa tanto innamorare, che poi a volte le stagioni si racchiudono poi in una partita, e domenica è una partita dove è importante fare bottino pieno per quello che è il nostro obiettivo. E poi ovviamente c'è anche da giocare l'ultima che comunque ci può proiettare nel treno playoff.
settimane sono andate bene secondo quello che avevamo preventivato. La settimana scorsa abbiamo cercato un pochino ovviamente di abbassare l'attenzione e quindi le pressioni verso questa partita, ci siamo incentrati su altre dinamiche. Questa settimana ovviamente l'abbiamo più concentrata verso quello che è la partita di sabato. I ragazzi devono essere pronti, bravi a giocarsi partite come queste e stare attenti a non avere dei cali di tensione, perché poi ovviamente tutto ricade nei loro piedi, nei loro atteggiamenti. Devono tutti quanti dimostrare di poter essere giocatori importanti, perché finora hanno dimostrato di poter essere giocatori e soprattutto uomini importanti, ma domenica e sabato è la partita dove loro devono ovviamente consacrarsi per quello che è il merito di questa stagione. Se abbiamo ottenuto dei piccoli risultati facendo una stagione secondo me oltre le righe, è una stagione importante, perché la vediamo in questo modo dove l'Ischia su tutti i campi ha sempre giocato alla pari con tutte le squadre. Poi ci può essere la partita dove magari abbiamo fatto meno bene sotto porta o in altre situazioni, però in tutti i campi l'Ischia ha giocato a viso aperto e ha giocato ovviamente alla pari delle altre. E ripeto, io credo che non dobbiamo pensarla così adesso, soprattutto che abbiamo un obiettivo molto molto vicino, che è comunque un obiettivo che secondo me c'è da porre l'attenzione, considerando quello che come siamo partiti con tutto un rivoluzionario di roso, rivoluzionario di modo di pensare, di giocare. Non ci dimentichiamo, non piace, non mi piace farlo, però poi alla fine su questa domanda c'è questa risposta, no? Nelle ultime 10 partite noi siamo primi in classifica, e quindi è importante che capire anche un percorso fatto importante di questi ragazzi. Siamo se non era la terza miglior difesa di tutte le squadre d'eccellenza, quindi c'è da porre dell'attenzione su questa una stagione importante, a prescindere poi dalla partita domenica, che la vogliamo vincere perché vogliamo arrivare anche con un risultato sportivo. Ho sentito varie volte, ho letto varie volte qualcosa come se si descrivesse il Napoli United come una squadra che doveva salvarsi. Il Napoli United invece al contrario, una squadra secondo me fatta da giocatori importanti, da giocatori che hanno fatto categorie importanti tutte quante, hanno avuto la forza e la bravura, anche perché poi c'è anche la bravura di poter scegliere e fare un mercato che va in tutto il mondo, chiamiamola così. Poi ci sta anche la bravura di tutta la società nel fare un percorso come l'hanno fatto loro, però appunto non dimentichiamo questa cosa, cioè che loro secondo me sono una squadra veramente veramente importante, veramente forte in tutti i reparti, giocatori che possono fare la differenza tecnica e fisicamente. Bisogna soffrire domenica e lo sappiamo da sempre. Prima di salutarci diamo uno sguardo alle previsioni meteo. Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì l'alta pressione sul nostro paese continuerà a favorire ancora condizioni di stabilità, anche se nel frattempo si avvicinerà questa circolazione depressionaria che dal Nord Africa si muove verso la Sicilia, tende un po' a lambirla e a portare anche qualche precipitazione. Vediamo nel dettaglio la mappa della nuvolosità, che ci mostra molte nuvole transitare ancora una volta sulle regioni centro-meridionali. Si tratterà di velature frequenti che spesso offuscheranno il cielo. Nel contempo però al nord-est si avvicinerà poi un impulso d'aria più fredda dal nord Europa, che provocherà un aumento della nuvolosità sulle Alpi orientali sul finire del giorno. Ma vediamo quindi il tempo previsto sul nostro paese, che sarà ancora abbastanza soleggiato e con clima davvero molto mite. Farà quasi caldo di giorno con punte massime fino a 25-26 gradi, anche punte di 27 gradi su città come Torino e Firenze. Nella seconda parte della giornata tenderà un po' a peggiorare sulla Sicilia, con l'arrivo anche per qualche pioggia sul comparto meridionale della regione, mentre sulle Alpi orientali sul finire del giorno anche qui giungerà qualche locale piovasco. Ma per maggiori dettagli sulle vostre località di interesse consultate l'app di Trebi Meteo.
Questa sera torna l'album dei ricordi, programma ideato e condotto da Luciano Castaldi. I programmi della storia dell'isola di Ischia si raccontano in una, i protagonisti della storia dell'isola di Ischia si raccontano in una bella intervista in cui non mancheranno tante curiosità ed aneddoti. L'ospite di questa sera sarà l'onorevole Franco Iacono, uomo politico, esponente del Partito Socialista Italiano e parlamentare europeo. Appuntamento non appena concluso. Concluderemo con il telegiornale, quindi tra pochissimo a seguire, quindi subito dopo l'album dei ricordi, trasmetteremo in replica quella che è stata l'ultima edizione della processione dei misteri di Procida, tenutasi nel 2019 e che, come detto, ritornerà dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia. Domani, tra qualche ora per la verità, saremo in diretta finalmente con l'edizione 2022. Il TG News di Nuvola TV termina qui per questa settimana, riprenderà direttamente a cominciare da martedì, infatti domani trasmetteremo come detto la Passione di Cristo 2022 da Forio, saremo fermi in occasione del lunedì in Albis e ci vedremo quindi a cominciare da martedì alle 20:30. Vi ricordo, oltre agli appuntamenti della Pasqua che abbiamo già ricapitolato prima, che sabato pomeriggio saremo in diretta anche dallo stadio Mazzella di Ischia per seguire il big match tra Ischia e Napoli United. Grazie per essere stati con noi, vi aspettiamo a quello che si preannuncia un weekend molto intenso e tutto da vivere sulla nostra emittente. Tutto per questa sera e per questa settimana da Vincenzo Agnesi, auguri di buona Pasqua a tutti i telespettatori da parte di tutta la redazione di Nuvola TV, ci vediamo presto con i tanti appuntamenti della nostra emittente. Buon proseguimento di serata.